Ci sono i chirurghi e tutti i medici e protesisti che sono proprio all'avanguardia, professionisti che forse in altri posti d'Italia o in Europa non se ne trovano. Siamo ai livelli dell'America. Io mi chiamo Isidoro Selis, vengo da Tuili, un paese nell'entroterra della Sardegna, in provincia di Cagliari, e i miei problemi dentali sono iniziati parecchi anni fa. Poi mi sono deciso perché ho detto se non venivo in quel momento quando ero deciso non sarei più venuto, diciamo. E avevo questi problemi, avevo problemi anche alla masticazione perché mi mancavano un po' di molari, avevo paura di masticare che a volte mi venivano dolori alle gengive, una specie di nevralgia anche me. Quindi avevo anche pochi molari, diciamo che non potevo masticare bene. Beh, una volta arrivati qui, ho visto questi medici che sono grandi professionisti, e anche tutto il personale ben curato, e anche la clinica ben ordinata, pulita, a confronto di dove ne ho visto io altre. Qui è come essere 20 anni più avanti di altri posti, non è per disprezzare gli altri posti, però qui mi sembra che siamo più avanti tecnologicamente. Io mi sono messo premium e superior. Con questi denti di prima un po' di imbarazzo, sì, perché il sorriso ti dicono che persona sei, capito? Anche l'estetica di una persona, il sorriso conta molto, non solo per la masticazione, ma anche esteticamente ti dice che persona sei e tutto. Io nella Moldavia ho visto molto, diciamo, persone molto educate, non è come in altri posti. Persone serie, persone tranquille. A confronto di altri posti, anche la Moldavia ho visto che è un bel paese e tutto. Siamo andati, abbiamo fatto qualche gita insieme, ci siamo divertiti. È una bellissima compagnia. Le persone sono ottime, moltissimo. La Moldavia e anche le belle donne che ci sono. L'anima in pace di fare un preventivo anche qui, che poi cambieranno idea quelli che hanno paura, perché qui la paura non esiste. Non senti nessun dolore, io avevo molto paura, come ti ho detto, dal dentista, solamente sentire il rumore del trapano, sembrava che non reggevo in piedi. Però una volta entrato in clinica, sì, un po' di fastidio durante l'anestesia c'è, però tutto passa in un'ora, in 2 orette e non senti più niente. Ci sono i chirurghi e tutti i medici e protesisti che sono proprio all'avanguardia, professionisti che forse in altri posti d'Italia o in Europa non se ne trovano. Perché io ho visto l'anno scorso, quando sono venuto anche la prima volta nel mese di aprile, che addirittura c'erano anche famiglie americane. Quindi, se vengono dall'America qui, vuol dire che siamo ai livelli dell'America, non solo in Italia ed Europa.